Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi prime impressioni su Zingnides, manga seinen di Warainaku, pubblicato in Giappone da Tokuma Shoten. È già arrivato in Giappone a 10 volumi ed è ancora in corso. Manga a dir poco frizzante che arriva in Italia proprio grazie a Sensei Manga. Io ho acquistato il promo pack iniziale che conteneva praticamente il numero 1, il numero 2 e la variant cut price, ok? Diamo un'occhiata un attimo all'edizione, magari vi mostro la copertina proprio del primo volume in dettaglio. Allora, è una 13x18, prezzo di copertina di 7,50€, però la variant la trovate in cut price a 3,50€, secondo me ottima iniziativa per andare a scoprire l'opera. Copertina del primo volume è molto dinamica, no? Con il protagonista Jinnai Kosaka in salto, che abbraccia Kiku, un altro personaggio che scopriremo subito dopo, proprio nell'arco del primo volume. Logo figo, secondo me anche ben incastrato. Sul retro abbiamo la sinossi, che vedremo tra poco, e le spade del buon Jinnai Kosaka, fighissime secondo me, proprio questo design anche particolare, un po' a uncino, veramente veramente bello. Costina molto carina, riprende un po' tutte le grafiche, compresa no, l'immagine di copertina, quindi è illustrata, ci sta di brutto. Il volume, come vedete, ha la sovracopertina. Da una parte troviamo delle informazioni sull'autore, su Warainaku, e dall'altra parte continua un po' praticamente l'illustrazione, che abbiamo tre parti a colori. Sotto la sovracopertina cosa c'è? C'è questa grafica che va a riprendere un po', diciamo, il logo Zingnides a tutto volume, così con questo effetto un po', come dire, bianco e nero. Secondo me comunque è abbastanza figo il fatto che riprende il logo così. Il volume ha alcune pagine a colori iniziali e poi è tutto in bianco e nero, quindi comunque secondo me, devo dire, un'edizione che ci sta. Magari vi mostro anche gli altri volumi. Vi posso mostrare assolutamente la variant, prima di tutto direi, che è questa, molto molto carina secondo me. E qui abbiamo sempre in copertina Jinnai Kosaka davanti, un'altra illustrazione sempre in azione, e sul retro troviamo le spade con il logo, ok? La sinossi qua sta sulla letta interna, che è un pochino più larga, come vedete, no? Dall'altra parte invece continua l'illustrazione della pagina iniziale. Veramente veramente carina, ok? Poi vi mostro la copertina del volume 2, che è questa, secondo me pure questa molto molto carina. C'è Jinnai Shoji, altro personaggio che comunque appare del secondo volume, molto interessante, circondato da ragazze per un motivo ben preciso, ok? Ora direi, ragazzi, di andare a leggere la sinossi e parlare un po' di quest'opera. Cerchiamo di capire un po' com'è questo manga e vi racconto un po' che cosa ne penso. È l'anno 1603. Mentre il Giappone cerca il proprio equilibrio dopo una serie di guerre, un terribile clan porta a scompiglio Aedo. È il clan Fuma, guidato dal demoniaco Kotaro, e sta terrorizzando la popolazione. Per contrastare questa minaccia, lo shogunato ingaggia Jinnai Kosaka, il più famigerato ladro del suo tempo. Combattimenti, cospirazioni e abiti eleganti sono all'ordine del giorno. La leggenda dei tre Jinnai di Edo sta per avere inizio. Allora, ci sta. Secondo me questa sinossi racconta un po' poco, ma cerchiamo di approfondire un po', come dire, fare chiarezza su questo manga, perché ho visto girare tante tavole con tanto fanservice, ma in realtà il fanservice c'è assolutamente, ma non è così predominante come sembra. Insomma, non è un manga solo fanservice, no? Zingnides è, secondo me, un manga ad alto tasso di azione, ad alto tasso di combattimenti, con dei personaggi che sono divertenti e contemporaneamente sono super tamari, perché sono disegnati con questo stile molto caratteristico di Warainaku. È ambientato in un determinato periodo storico, quindi c'è un'ambientazione, costumi e tutto quello che comunque ne consegue, che è molto ben curato, che è sempre un plus secondo me per un titolo. Tornando alla trama, perché per contrastare questo clan Fuma e in particolare il terribile Kotaro viene ingaggiato il nostro protagonista Jinnai Kosaka, no? Ma come viene ingaggiato? Essenzialmente viene mandata proprio questa Kiku, questa ragazza che vedete in copertina, con un paio di attendenti, e
cercano di mettere il buon Jinnai alle strette. Gli dicono che se non accetta questo compito dovranno tagliargli la testa. Inizia così un breve scontro dove già si intuisce a breve la forza del protagonista, ma si capisce anche che Kiku è un po' una macchina da guerra, oltre ad essere una ragazza molto avvenente, no? Anche se il tutto si risolve, questo primo combattimento almeno, in modo un po' divertente e anche molto fanservice, con Jinnai Kosaka che dice che accetterà questo ruolo, accetterà questa commissione, questa sfida, ma Kiku dovrà diventare sua moglie, ok? Da questa condizione, essenzialmente. Il manga decolla molto velocemente perché nell'arco già del primo volume avvengono tantissimi scontri, sin dall'inizio di questo viaggio, ma proprio prima del finale del volume diciamo che appare già Kotaro Fuma, cioè vediamo già l'antagonista in tutta la sua possenza, in tutta la sua tamarraggine, no? E inizia già a fine primo volume il primo devastante scontro tra Kotaro Fuma e Jinnai Kosaka. Quindi non c'è da aspettare molto per arrivare alle mazzate quelle grosse. Cioè, tanta roba, secondo me, che già il primo volume arrivi a vedere diversi scontri e c'è lo scontro tra questi due personaggi chiave già. Infatti, insomma, come vi dicevo, forse di questo manga si sono viste soltanto alcune cose e non è arrivato bene al pubblico il mood e anche il contenuto dell'opera. C'è di base, secondo me, un mood molto divertente e scherzoso che può piacere davvero ad un ampio pubblico. Un mood un po', secondo me, alla Lupin III, perché fondamentalmente Jinnai Kosaka è un po' un farabutto, un ladrone, un po' come Lupin, no? Con la tamarraggine, secondo me, e gli scontri di un manga magari come può essere Record of Ragnarok. Però, al di là di Record of Ragnarok, che solo scontri mega tamarri con qualche flashback, qui c'è una trama orizzontale, secondo me, ben strutturata. Ci sono dei personaggi che sono sempre più fighi, sempre più tamarri, ma anche sempre più carismatici, che si aggiungono comunque al racconto e lo vanno ad arricchire, ok? I combattimenti, che sono comunque non realistici, sottolineo 10 volte i combattimenti non sono realistici, perché? Perché questi personaggi hanno dei poteri speciali, no? Ognuno con le sue peculiarità, con queste mosse speciali che si chiamano Ninpo, quindi tutto è reso un po' più interessante, tutto è reso anche molto più dinamico dallo stile di disegno di Urainaku e dal fatto che vengono utilizzati proprio questi poteri speciali, no? Secondo me è importantissimo in questo manga parlare dello stile di disegno. A me piace tantissimo, ammetto, questo tratto spesso scuro, sporco, molto tratteggiato, pochissimo o nullo uso praticamente dei retini, l'ombreggiatura è davvero tutta tratteggiata, un lavoro pazzesco di Urainaku. Vi mostro magari qualche tavola per farvi capire di che cosa sto parlando, perché sennò è anche un po' difficile farvelo capire senza mostrarvi nulla. Allora, già, giusto per capire il mood proprio iniziale dei primi scontri, guardate che roba, che tavole oscure e dinamiche, veramente una figata. Faccio vedere qualche altra, guardate che entrata mega tamarra del nostro Jinnai Kosaka, fantastico, fantastico. Poi, anche qui, guardate che bel personaggio, mamma mia, no, che espressività anche. Tutto tratteggiato, vedete le ombre, non ci sono retini, è tutto tratteggiato, tutto disegnato. Ma quanto si sarà impegnato a disegnare questo manga, questo autore? È veramente incredibile. Personaggio di veramente, veramente figo, veramente carismatico, Jinnai Kosaka. Vi faccio vedere magari qualche altra scena. Guardate che roba, guardate che tavole, guardate che disegni, mamma mia. Qualche cosa di super figo, magari che vi posso far vedere. Lo scontro quando... questo è un po' osé, diciamo, lo scontro, quindi magari evitiamo, per evitare, perché c'è un po' di fanservice in questa parte del primo scontro, però magari vi posso far vedere qualche tavola da qualche scontro successivo, perché non tardano ad arrivare gli scontri successivi, perché appaiono dei personaggi comunque abbastanza... Guardate che roba, anche qui queste tavole oscure, mega dinamiche, guardate anche qui questo personaggio con questa maschera, che figata. Anche qui tutti con questi attacchi speciali. Guardate quando arriva, ragazzi, il nostro Jinnai Kosaka in tutta la sua possenza, che distrugge tutti gli avversari.
Veramente, no? Anche qui, guardate di nuovo l'espressività dei personaggi. Guardate che cura. Cioè, secondo me questo è davvero un manga pazzesco, ragazzi. Cioè, i disegni sono davvero super. Questo è un po', diciamo, il nimpo di Jinai Kosaka, che riesce anche a staccare alcune parti del corpo. Ed è un potere che è una figata, diciamo, molto, molto pompatissima, ragazzi. Cioè, io ho goduto vedere questo tipo di scontri. Cioè, guardate che tavole, cioè, veramente belle. Non, cioè, vi posso mostrare anche l'ingresso di Kotaro Fuma, senza esagerare. Vi faccio vedere quello, perché quando vedete che entra questo personaggio con tutta questa tamarraggine incredibile, perché questo è Kotaro Fuma, ragazzi, questo è Kotaro Fuma, è un personaggio di una tamarraggine incredibile, guardate che roba, questo è Kotaro Fuma, cioè veramente, veramente un manga, secondo me, disegnato in maniera splendida, cioè tanta, tanta roba, tanta roba. Io personalmente questo titolo lo aspettavo tanto, era tra, diciamo, i manga annunciati che aspettavo di più quest'anno, e mi sta allo stesso tempo piacendo tanto. Soprattutto mi sto godendo il disegno, che trovo davvero pazzesco, come ve l'ho detto, ma anche nelle tavole, quelle che sono magari un pochino più confusionarie, dove succede un po' di tutto, Warainaku va ad aggiungere sempre, come dire, il dettaglio che spiega e rimette in ordine le cose. Una figata, una figata. Anche il mood dell'opera a me piace tanto, perché passo da farmi quattro risate fino a gasarmi per le scene super epiche e tamare dei personaggi nei combattimenti. Spero in qualche modo di aver fatto chiarezza, di avervi fatto capire che sì, c'è del fanservice in Zing Nights, ma sicuramente c'è molto molto di più. E attraverso quest'opera, finalmente in Italia, possiamo scoprire un mangaka davvero interessante e talentuoso. Non solo zinne da combattimento, insomma. Quindi, se amate i combattimenti ben curati, qui troverete pane per i vostri denti. Se vi piace un'ambientazione storica che dà comunque un fascino molto interessante al tutto, se vi piacciono le storie dove ci sono, dove c'è comunque la giusta dose di fanservice, usato spesso come espediente comico e comicità comunque sempre presente, perché è un manga divertente di per sé, se vi piacciono un po' tutte queste cose che vi ho elencato, provate a dare un'occhiata a Zing Nights, anche perché c'è la variant comunque cut price a 3,50€, è una novità davvero molto interessante, secondo me vale la pena provare almeno a dare un'occhiata ad un volume. Voi conoscevate Zing Nights? Vi interessa? Lo prenderete? Lo avete già letto? Fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale.